Salve a tutti ragazzi, sono Paulins e oggi vi farò vi presenterò questo champion molto semplice di nome Heimerdinger. Questo video lo sto dedicando alla gente che ha appena iniziato a giocare a League of Legends e che praticamente vorrebbe un champion forte e che gli può piacere. Questo è un champion veramente forte, non è difficilissimo, anzi non dovete praticamente fare niente, escluso pigiare in diversi posti e stare fermi, auto-attaccare, pigiare W se ne avete voglia. È un champion semplicissimo, ve lo posso assicurare. Per i livelli bassi che la gente non capisce che sciotta, è bello, è buono 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 come champion. Comunque, come si inizia a giocare con questo champion? La Q si starta di Q. Cosa fa la nostra Q? La nostra Q piazza una torretta. Eccolo. È più piccolo del suo schema. Attacca qualsiasi cosa, entri nel raggio giallo che vediamo per terra. Perché camminare quando puoi volare? Poi abbiamo la passiva che cura queste torrette. Le torrette si generano ogni 22.8 secondi calabili col cooldown, con la cooldown reduction. Start di Heimerdinger. Pozione di salute che serve qui. Anello di Doran. Scusate, c'ho il coso sotto. Comunque, pozione di salute, anello di Doran e il totem guardiano trinket, che sarebbe questo qua. Ecco il totem guardiano. Ogni volta che avete una di queste torrette, la piazzate. Dovete tentare di stare al centro delle vostre torrette, perché la vostra passiva cura ogni torretta di 10 di salute ogni 5 secondi. Alla fine le curerà tipo di 1000 di salute ogni 5 secondi, però quelli sono tutti. Io ora, come vedete, sto per riavere un'altra torretta che me lo segna qua sopra. Ma non la piazzo subito, aspetto che arrivino i miei e i suoi minion, AO contro Jax, perché almeno i minion loro frizzano questo. Io piazzo la Q e ho tre torrette lì. Ora le Q non dovrebbero essere tipo tutte in linea così, perché una Q dovrebbe essere più avanti. Però se io la piazzavo più avanti ora come ora, succedeva una cosa. Succedeva che praticamente questa torretta veniva distrutta. Con Heimerdinger dovete avanzare un passettino alla volta insieme alle vostre torrette, perché con Heimerdinger, cioè Heimerdinger vive grazie alle sue torrette. Quindi non provate mai a andare a giro con Heimerdinger senza avere almeno due torrette. Perché se siete un champion. È più piccolo del suo voilà, schema. Un'altra torretta piazzata, hai visto? Torretta superata. Ho tre torrette. Questa è un po' inutile, quindi prossima Q che pigio ho un'altra torretta lì. Vedete? Con la W che lanciate questi raggi arrassate già. Che fa il mega puzzle. Tranquilli. E poi abbiamo la nostra mistica E. È uno stun, si è beccato il bersaglio. Come vedete io l'ho solo rallentato, ma se beccate il bersaglio pieno, esempio, vedete questo cerchietto? Se beccate il bersaglio nel cerchietto piccolo lo stunnate, che vuol dire che lui è lì e non si può muovere. Poi continuate a farmare a prescindere da cosa accade, tentando di lasticcare cose varie, cioè comunque farmate per ottenere esperienza e quindi avere un vantaggio ancora più grosso contro il vostro avversario. Poi vedete abbiamo, dovete portare sulla Q, quindi mettere più punti possibili sulle vostre Q. 42, c'è qualcosa di strano quel numero. Ha sciupato mentre io ho tirato la W. Vedete, io ora sono qui che mi sto tankando i minion. Vedete, ora guarda, che spugnano i minion, vedete l'ho spugnati, c'hanno il trombino di non capisco sopra. Ed ecco, piazzo un'altra torretta, sto avanzando. Sono già sotto la sua torre. Non andate mai a piazzare sotto la torre, state sempre a metà lane. Anche perché sennò potrebbe arrivarvi il jungler a mangiarvi. Una informazione veloce: Heimerdinger non è un mid lane, non è un bottom laner. Se mi piace è morto. Sono d'accordo. Heimerdinger non è un bottom laner, ma è un mid laner. Gioca nella lane centrale. È più piccolo del suo schema. Poi si continua ad appare queste qui, mentre lui è 4. Ok,
Ora noi ci farma senza ritegno spammando mosse, ma i razzi dovete spammare veramente. Vedete, l'ho stunnato quello lì che è al centro, questo di qua l'ho solo rallentato. E per ora smettiamo anche di usarle perché tra poco si livella. Forza uguale massa per velocità. Vedete, mi sto tankando i minion apposta perché le mie torrette non vengono danneggiate. Vabbè, a questo punto ti danneggiano la torretta, mi verrà presa. Poi ne piazza qua. Vedete? Ultimo sangue. Perché ho fatto la combo. La E per stunnarlo quando mi è venuto in collo. E tutto il resto. Ora non abbiamo tanto mana per la ultimate, quindi aspettiamo di avere mana. E poi vi faccio vedere la ultimate. Ecco qua, abbiamo mana. Ultimate usata con la Q. Guardate il torrettone che attacca la torre. Vedete, è abbastanza solo come torrettone, non è male. Non gli ho fatto i big damage. Questa è la mia, la ultimate utilizzata insieme alla Q. Invece di una torrettina pulita ti crea un torrettone rosso così, per capirci. Poi prendiamo, dobbiamo comprare questa cosa qua, chiamata Morello, no, Morello Nomicon, Morello Omicon. Questo di solito si starta di idolo proibito e non ci startiamo. Poi bisognerebbe comprare le scarpette, queste, in modo di avere un altro escape. Ma noi siamo tizi trasgre e allora compriamo pozioni senza escape, tanto siamo contro i bot, e il libro in modo da avere più AP. E questo praticamente è quanto. Ora noi torniamo in lane, dobbiamo ripiazzare le nostre torrette e tutto il resto. Tra 30 secondi vi farò vedere cosa fa la ultimate sulla W e tra altri 80 sulla E. E per capirci comunque, la nostra ultimate funziona nel seguente modo. Potenziare una delle altre tre abilità di Heimerdinger. Ma mi siete arrivati sotto la torre. Pochissime variabili. Ecco, iniziamo. Una, questa qua. È più piccolo del suo schema. Ultimi 13 secondi. 4, allora. Ultimate come funziona? Ultimate con la W. Ve la presento velocemente, velocemente. Ultimate con la W è RW e tirate un sasso all'avversario che lo insta shottando. Detto in parole povere, povere, povere. Avete visto quanto danno gli ho fatto? Però dovete, per fare tutto quel danno, prendere l'intera W, scusate. Cioè non basta che prendiate tipo soltanto un razzetto, dovete prendere l'intera W per fare quel danno lì. Ovviamente. Abbiamo praticamente preso la torre. Ordine, entropia, un ciclo infinito. A questo punto pigliamo la torre. La tua squadra. E ora aspettiamo per 30 secondi la nostra ultimate. Un altro passo per la comprensione superiore. È più piccolo del suo schema. Poi dopo la Q dovete appare la W. Perché è il vostro alias, quindi lo usate fisso. Quindi abbiamo la W. Vedete, ho le torrette troppo indietro. Devo rimettere le torrette ora. Giusto. La forza dei neuroni. Ecco, la ultimate con la E cosa fa? Ultimate con la E è semplice. Stunna qualsiasi bersaglio gli viene proposto. E praticamente rimbalza tre volte e stunna il bersaglio. È più piccolo del suo schema. Che erano in zona, via. Tutti quelli che vengono colpiti dal rimbalzo. Quindi, questa spiegazione più veloce. Ora noi si fa back. Si fa back. Vedete lo stato attacco delle torrette? E vabbè, build. Si va mid, allora. Build di Heimerdinger.
Si compra first item il morello Nomicon. Dopo si comprano questi stivali della velocità. Le pozze non compratele, quelle di mana, perché tanto appena avete chiuso il primo pezzo del morello Nomicon, che sarebbe questo, mana non avete più problemi. O lo comprate così, non lo so, li rivendo ora. Quindi, dopodiché vi comprate la Zonia. Perché la Zonia? Perché voi quando avete piazzato le vostre torrette, ah, ogni volta che appate le torrette vi cala il cooldown delle torrette. Voi per esempio avete le torrette qui così. Un nemico vi attacca, usate il barrier e lui è più difficile che vi uccida. E se poi riuscite fate anche così col barrier e lui non vi ucciderà mai, perché voi l'avete già tipo ucciso 20 volte. Dopodiché vi comprate il Rabadon e la Zonia fa la stessa cosa del barrier, solo che lì non potete proprio essere bersagliati. Dopo vi comprate il Rabadon, dopo il Rabadon vi comprate questo. L'eco di Luden. Dopo l'eco di Luden potete fare o i bambini bravi e comprarvi, non lo so, la Guardian Angel se volete proprio essere immortali. Se no vi comprate questo. La Guardian Angel non la consiglio. Lo scettro di cristallo del Relay. Cosa succede? Voi potete rallentare quando utilizzate una spell. Quindi rallentate quando usate la W, rallentate quando usate la Q. Voi rallentate sempre, quindi. E se il vostro avversario vi trade sotto le torrette, esplode. Perché? Perché stunnato, rallentato, rirallentato, rallentato del 15%. No, del 35% per 1,5 secondi, scusatemi. Questo è quanto. Quindi vi ringrazio per aver ascoltato il mio video. Vi consiglio di comprare i Mantlinger perché è veramente fortissimo. Ciao a tutti ragazzi e continuate a seguire i miei video.